Onorevole Giulio Sottanelli, lei come segretario regionale di Azione da Tortoreto avete lanciato il guanto di sfida all'amministrazione uscente. Con quale candidato sindaco e quali alleanze? Quanto di sfida mi sembra esagerato, è un percorso che abbiamo avviato, quello della costruzione del nostro gruppo di azione, così come lo stiamo facendo in tutta Italia, anche qui a Tortoreto. Abbiamo riunito i nostri membri del direttivo, i nostri tesserati e dopo anche aver avuto un incontro istituzionale con Piccioni, siamo stati coinvolti in un percorso per creare un'alternativa all'attuale amministrazione Piccioni. Noi non siamo contro nessuno, ma siamo per Tortoreto. Quindi vediamo come stanno andando avanti questi lavori per creare un progetto per Tortoreto. Quindi non mi interessa la politica del contro, ma mi interessa la politica del per Tortoreto, che ha bisogno, secondo me, anche di risvegliare quella bella sirena della nostra provincia di Teramo, che appunto che è Tortoreto, e il nostro gruppo sta lavorando appunto per dare il proprio contributo di idee, di energie, di dirigenti che possono mettersi a disposizione con generosità per il bene della comunità tortoretana. Ma andrete da soli o si ragiona ancora in ottica di coalizione? Perché in alcuni comuni lei non ha escluso che Azione potrebbe andare da sola. È il caso di Tortoreto? Tortoreto, dicevo, ci stiamo confrontando con gli altri gruppi, spero che riesca a nascere un programma nell'interesse di Tortoreto e che si riesca a esprimere una guida di questo eventuale progetto autorevole, competente, capace, pragmatica, in modo da poter risvegliare, come dicevo prima, la bella Tortoreto. Quindi se ci saranno queste condizioni, noi siamo sempre per costruire, laddove non ci saranno, ne prendiamo atto.